Comitato per l'ordine e la sicurezza a Latina con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, previsto l'invio di nuove risorse. Davide Fiorani. Iniziative di potenziamento delle risorse degli organici sono proprio quelle dell'invio di rinforzi estivi, saranno alcune decine di rinforzi estivi che mandiamo. Potenziamento dei controlli del territorio in previsione dell'estate, ma anche un aumento dell'organico della Polizia di Stato a Latina. La partecipazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del Ministro dell'Interno Piantedosi ha portato un primo risultato nel capoluogo pontino. Latina è una provincia che anche da questo punto di vista fa segnare una certa effervescenza. A livello regionale è la seconda provincia che per diciamo andamento statistico della delittuosità. Attenzione massima ai fenomeni della criminalità organizzata e agli attentati incendiari e ai danni di attività commerciali tra Latina e Formia. Sono segnali che non vanno trascurati perché sono indicativi di un certo tipo di presenza, ma dico confidiamo a breve che alla preoccupazione seguiranno i giusti riscontri. Intanto arriva il rinforzo degli organici, delle forze dell'ordine. Per il primo anno, insomma, diamo più personale in ingresso rispetto a quello che ne esce. Non è che poi finiamo quest'anno, significa, ecco, avere un trend costante di ripianamento, come è normale che sia. Presto, ha annunciato Piantedosi, sarà istituito anche un commissariato ad Aprilia. Poi, dopo l'incontro, il ministro ha visitato un bene confiscato alla criminalità e partecipato alla cerimonia di inaugurazione della sede del nucleo operativo ecologico Carabinieri di Latina, ospitato in un altro immobile, sempre confiscato alla malavita organizzata.